Secondo impegno consecutivo per la squadra del Tolentino sul terreno amico del Della Vittoria dopo il Pineto, altra avversaria abruzzese, l'Avezzano. Nelle file dei padroni di casa, indisponibili ad ordine squalificato Tizi e Lagia, mister Mattoni può contare sui nuovi arrivati, il portiere Federico Gagliardini, sul laterale Mataloni in campo dal primo minuto e su Igor Zitti, portato però in panchina. Entrambe le formazioni sono reduce da due sconfitte interne, il Tolentino contro il Pineto, mentre i biancoverdi sono stati superati in casa per 2-1 la scorsa settimana dal Vasto Girardi. Gara dedicata per entrambe le formazioni, ma soprattutto per i padroni di casa, che nelle ultime 9 gare ha conquistato un solo punticino e per di più in trasferta. Il Della Vittoria sembra essere diventato veramente un tabù per la formazione allenata da mister Maurizio Mattoni. 4-3-2-1 per i padroni di casa, che però recuperano l'attaccante Vitiello schierato come terminale offensivo, supportato da Mingani e Masserotti più arretrati. Linea di centrocampo composta da Mataloni, Marcelli e Gori. Sul fronte opposto invece i marsicani si schierano con il classico 4-4-2, con la linea offensiva composta da Riberio Dos Santos e Sisse Pape. Il primo a fondo degli ospiti con Sisse Pape, che viene fermato nell'area di rigore Cremisi. La risposta dei padroni di casa al 18°. L'azione si sviluppa sul fronte sinistro d'attacco. C'è una deviazione di Zanon e la sfera che termina sopra la traversa susseguentemente a una deviazione dell'estremo difensore Coco. Al 29° è costretto a uscire Lattanzi, che ha avuto la peggio in un contrasto con Sisse. Al 31° il risultato cambia, dalla destra al lungo di Damiano Zanon, inzuccata di Riberio Dos Santos, e la formazione abruzzese si porta in vantaggio. 3 minuti più tardi i padroni di casa ci provano con Vitello, che entra in aria ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Si chiude quindi il primo tempo con gli ospiti che capitalizzano al massimo l'unica vera occasione creata. Stessi effettivi nella ripresa. Dopo nemmeno 50 secondi Vitello lotta dentro l'area del rigore ospite e appoggia a Stefoni, il cui tiro di un nulla finisce al lato. Su capovolgimento di fronte la conclusione di Biancardi finisce fuori dallo specchio della porta. All'11° Mengani serve al centro per Marcelli, ma ancora una volta il pallone non inquadra lo specchio della porta ospite. 13 minuti più tardi ancora Mengani in versione assist man. Palla questa volta per Vitello, ma ancora una volta nulla di fatto. Al 31° la ripartenza marsicana, in allungo Riberio Dos Santos brucia tutti e palla che impatta sul palo. La rete del 2-0 giunge al 39°, ancora micidiale la ripartenza del numero 9 ospite, che infila l'incolpevole Gagliardini e porta l'Avezzano sul 2-0. La formazione di casa accorcia al 50° minuto con Vitello, ben servito da Moscati, che riesce a realizzare la sua quinta rete stagionale e fissa il risultato finale sul 2-1. Nona sconfitta stagionale per il Tolentino e penultimo posto in classifica.